Risalgono i contagi, 238 nuovi casi positivi al coronavirus in Toscana e altri 21 decessi, il picco atteso a fine settimana intorno a quota 4.000. Appello intanto agli operatori sanitari da parte del governatore della Toscana Enrico Rossi, lanciato via Facebook, sottolineando: in questo momento abbiamo bisogno di tutti. Sempre più tamponi, oltre 15.000 in totale quelli analizzati nei laboratori toscani finora, adesso anche in alcuni ospedali ad Arezzo sono iniziati i test in strada. 320.000 mascherine arrivato dalla Cina, il carico acquistato da Fondazione CR Firenze e Unicop dalla regione, nel frattempo altri 60 ventilatori per la rianimazione. La serrata dei benzinai, nelle prossime ore inizia lo stop dei distributori di carburante a partire dalla viabilità autostradale. Siamo stati abbandonati, protestano. Olimpiadi rinviate, anche i giochi di Tokyo si devono adeguare alla pandemia mondiale, slittano al 2021. Tanti gli sportivi toscani che avrebbero dovuto essere protagonisti. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione del TG38, il telegiornale della Toscana. In apertura, come sempre, facciamo il punto della situazione sulla diffusione del contagio da coronavirus su tutto il territorio regionale, e partiamo dicendo che c'è stata una risalita nella curva dei contagi nel nostro territorio nel corso delle ultime ore, in aumento rispetto alla giornata di ieri, pure i decessi. Nelle ultime ore se ne sono registrati 21. Nel frattempo il governatore della Toscana, Enrico Rossi, ha lanciato un appello a tutti gli operatori sanitari. Abbiamo bisogno di tutti quanti in questo momento difficile, ha sottolineato i servizi. Risale la curva dei contagi da Covid-19 in Toscana. Nell'ultimo bollettino, pubblicato dalla regione, sono 238 i nuovi casi positivi, più 58 rispetto al report di ieri, per un totale di quasi 2.700 dall'inizio della pandemia. Ma è aumentato anche il numero dei tamponi analizzati, 1.850, la cifra più alta registrata finora. In aumento rispetto alla giornata di ieri anche le morti legate al coronavirus, 21 contro 17 per un numero complessivo di vittime pari a 130. Tutti gli ultimi decessi riguardano persone di età compresa tra i 69 e i 95 anni. La provincia con il maggior numero di contagi è sempre quella di Firenze, dove il totale supera quota 600, seguita sempre da Lucca, Massa Carrara e Pisa, mentre la zona della Toscana sud-est resta la meno esposta al virus, nonostante il netto incremento di Arezzo negli ultimi giorni. Secondo il monitoraggio giornaliero, sono più di 10.000 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana e 1.162 quelle ricoverate in ospedale, di cui 244 nel reparto di terapia intensiva. Voglio dedicare questo mio intervento innanzitutto facendo un appello a tutti coloro, medici, infermieri, operatori sanitari a diverso titolo della sanità pubblica regionale, ma anche operatori convenzionati, operatori di strutture private che hanno lavorato in convenzione con la sanità pubblica. Noi adesso abbiamo di nuovo bisogno di voi. Abbiamo bisogno, se sarà necessario, di potervi avere in servizio ancora, perché nonostante si sia deciso di assumere tanti giovani, qualcosa come 2.000 persone, 1.600 tra infermieri, operatori sociosanitari, 400 medici che sono stati assunti con grande rapidità, nonostante questo c'è bisogno che accanto a queste persone ci sia tutta la vostra esperienza, tutta la vostra capacità di lavoro. Se ci sarà bisogno verrete chiamati, per questo io vi invito fin da domani mattina, a partire diciamo da metà mattinata, a telefonare agli uffici personali delle aziende di riferimento, o se eravate dipendenti delle aziende ospedaliere, agli uffici personali delle aziende ospedaliere. L'andamento dell'epidemia in Toscana per ora è simile a quello registrato nella provincia cinese del Guangdong, meno aggressivo rispetto a quello accertato ovviamente nella città di Wuhan. Ad affermarlo è Fabio Föller, coordinatore del centro di epidemiologia dell'Agenzia regionale di sanità. Nella regione spiega: il numero dei nuovi contagi giornalieri pian piano dovrebbe scendere per poi esaurirsi, si spera, con i primi 10 giorni di aprile, quando dovremmo cominciare a contare pochi
casi al giorno, arrivando ad un totale tra i 3.700 e i 4.000 casi complessivi, che sarebbe il picco assoluto del contagio nella nostra regione. Ma intanto si registrano purtroppo ancora tante vittime su tutto il territorio, un'intera comunità in lutto in provincia di Pisa per la scomparsa nelle scorse ore di un trentenne camerunense stroncato dal Covid-19, terzo decesso anche nel territorio della provincia di Arezzo, nella zona di Badia Tedalda, un vero e proprio focolaio che si era acceso nei giorni scorsi. Vediamo. Ad un passo dalla laurea in agraria, a soli 30 anni, il virus miete la sua vittima più giovane. Si tratta di Tajuge Kandem Christine, studente di origini camerunense, passato dalla vita alla morte in meno di 10 giorni. Una vita spezzata, infezione da coronavirus su un ragazzo all'apparenza senza problemi, perciò verrà effettuato un accertamento diagnostico, servirà a determinare quanto il quadro clinico del ragazzo fosse compromesso per altre patologie magari non diagnosticate al momento dell'ingresso in ospedale a Cisanello. Una vita insomma spezzata troppo presto e che qui avrebbe compiuto il primo passo. La notizia è deflagrata all'interno della comunità degli studenti camerunensi di Pisa, centinaia i messaggi di dolore e compianto. A raccontare la storia del trentenne che viveva a Ghezzano, nel comune di San Giuliano Terme, è l'associazione degli studenti camerunensi di Pisa. Soffriva di polmonite acuta. Il 14 marzo è stato trasportato all'ospedale di Cisanello e attaccato a un respiratore. Negli ultimi giorni la situazione sembrava migliorata, respirava in maniera autonoma. Invece era un miglioramento prima del precipizio. È morto nella notte fra il 22 e il 23 marzo, spiegano i connazionali. Ha avuto una crisi improvvisa che non ha potuto essere controllata dal personale medico. Ha lottato per anni per una laurea che non otterrà, raccontano gli amici. Era un membro molto attivo della nostra comunità, ex tesoriere dell'associazione e molto attivo nel gruppo di danza. Un fratello, un amico, un compagno. Il virus continua a mietere vittime a Badia Tedalda, piccolo comune in provincia di Arezzo al confine con Marche ed Emilia-Romagna. Come spiegato dal sindaco Alberto Santucci, in queste ore si è registrato il terzo caso mortale dopo il focolaio di contagi emerso nei giorni scorsi, che ha colpito soprattutto persone anziane. Il bilancio finora è di 3 decessi e 26 tamponi positivi, ma tanti altri dovranno essere analizzati nel corso di questi giorni. Pensavamo di essere immuni tra le montagne, ha affermato il primo cittadino, invece viviamo una situazione paradossale. Altro focolaio di Covid-19 in provincia di Arezzo, all'interno della casa di riposo di Bucine, Fabbri Bicoli, dove sono stati colpiti 22 anziani degenti e 8 operatori. La RSA è finita anche al centro di una ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità che riguarda circa 2.000 strutture distribuite sull'intero territorio nazionale per acquisire informazioni e adottare strategie di rafforzamento dei programmi di prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza. E purtroppo sale a 3 il bilancio dei decessi tra gli anziani pazienti risultati positivi al coronavirus nella RSA di Comeana, piccola frazione del comune di Carmignano nel Pratese, dove il contagio aveva coinvolto 8 ospiti degli oltre 20 della struttura. Il contagio all'interno della struttura si sarebbe sviluppato dopo che uno degli operatori sanitari, un 28enne attualmente ricoverato all'ospedale di Prato, era risultato positivo al virus in seguito ad un suo viaggio in Lombardia. Ma in Toscana continuano le analisi e sono sempre di più i tamponi che vengono effettuati, anche perché oltre ai 3 laboratori iniziali della regione toscana adesso vengono analizzati pure all'interno di alcuni ospedali come quello di Livorno, e inoltre si fanno anche tamponi in strada come sta accadendo in queste ore ad Arezzo. Vediamo i servizi. Risultati pronti nel giro di 5 ore per un massimo di 200 campioni al giorno. Adesso i tamponi per il coronavirus vengono esaminati anche agli ospedali riuniti di Livorno, all'interno del laboratorio di analisi cliniche guidato dalla direttrice Elisabetta Stenner, che ora sta lavorando a pieno regime. Noi abbiamo iniziato il 16, quindi lunedì dell'altra settimana,
E abbiamo iniziato con un servizio a tempo parziale e nell'arco di pochi giorni siamo diventati un servizio H24. E non abbiamo ancora la casistica precisa, nel senso che di giorno in giorno stanno aumentando, e stanno aumentando in modo esponenziale i campioni che arrivano. Diciamo che in una settimana abbiamo fatto più di 950 campioni, il che non corrisponde a 950 pazienti, sono 950 campioni, poco più di 800 pazienti, in quanto i pazienti possono avere anche più di un tampone eseguito, diciamo, con prelievi diversi. Questi giorni si vivono in un modo concentrato, non potrei dire né con paura né con agitazione o una sensazione di correre dietro degli eventi. Sì, tutto questo accade, ma quello che serve di più è essere concentrati su quello che si sta facendo, analizzare le situazioni mutevoli di giorno in giorno, capire dove possiamo migliorarle e quindi riproporre uno schema diverso il giorno dopo, riprovare fino a che non si trova un ritmo che calza, diciamo, le esigenze senza coglierci impreparati. Tamponi strada che hanno preso avvio oggi pomeriggio in zona stadio, dove è stata allestita una stazione mobile. Come funzionano questi tamponi? Pazienti che sono stati contattati dal Dipartimento di Prevenzione si presentano autonomamente alla guida del proprio autoveicolo, vengono riconosciuti, quindi abbassano il finestrino e personale munito dei dispositivi di protezione individuale effettua il tampone. Finito il prelievo, il paziente chiude il finestrino e con la macchina ritorna al proprio domicilio. Ecco, quindi minori rischi sia per i cittadini ma anche per gli operatori sanitari, e si risparmia tempo ma anche dispositivi che sono sempre più necessari. Sicuramente sì, è una tecnica che ci permette di fare nello stesso tempo molti più tamponi, maggiore sicurezza per il paziente, maggiore sicurezza per gli operatori, minore consumo di alcuni dispositivi di protezione, perché i guanti vengono cambiati, ma per esempio visiera e mascherina FFP2 resta. Chi sono i cittadini su cui viene effettuato questo tampone? Ricordiamolo, è l'ASL che chiama. Esatto, è l'ASL che chiama e il Dipartimento di Prevenzione che effettua il tampone tutte le volte in cui si trova di fronte un contatto di un caso sintomatico. E sul fronte sanitario in queste ore è arrivato anche l'appello degli ingegneri clinici in Toscana per la mancanza di ventilatori nelle terapie intensive. Sono 540 i ventilatori richiesti per i reparti di terapia intensiva di tutta la Toscana, ma non ci sono aziende in grado di metterli a disposizione a breve. È l'allarme lanciato dagli ingegneri clinici impegnati in prima linea nella lotta contro il coronavirus fianco a fianco ai medici. Quelle terapie intensive di cui c'è tanto bisogno, loro le devono approntare e far funzionare, ma non è facile. Se le armi spuntate stavolta sono quelle dei macchinari che scarseggiano, c'è un problema di produzione di tempi, dice il presidente dell'ordine Giancarlo Fianchisti. I nostri colleghi ci stanno dicendo che c'è difficoltà a reperire i ventilatori perché in gran parte sono prodotti all'estero e ovviamente in questo momento incrementare da un momento all'altro le linee di produzione è estremamente difficile. Quindi le industrie stanno lavorando al massimo per incrementare la produzione, tra l'altro in Italia ce n'è una sola, credo, quindi dall'estero gli approvvigionamenti sono anche difficoltosi e questo crea naturalmente grandi problemi. Gli ingegneri clinici in tutta la Toscana sono in prima linea, continua il presidente dell'Ordine degli Ingegneri, e lavorano senza sosta in questa emergenza per garantire il corretto funzionamento di macchinari e tecnologie vitali per le persone malate. In tutta la regione c'è un team di 60 ingegneri che con il supporto dei tecnici garantisce il corretto funzionamento di tutti i macchinari, compresi quelli per sale operatorie e terapie intensive e subintensive, e si occupa del collaudo dei nuovi strumenti, avendo piena conoscenza del parco macchine. Immediata la risposta della regione, che è riuscita a recuperare 60 ventilatori invasivi. Da giovedì saranno pronti i 60 primi posti aggiuntivi di terapia intensiva dei 280 previsti a livello regionale per far fronte all'emergenza coronavirus. Giovedì potranno partire nuovi posti a Lucca e a Pisa, da sabato anche a Massa e a Carrara. Nel frattempo nella nostra regione sono arrivate in queste ore oltre 300.000 mascherine dalla Cina, quelle acquistate da Fondazione CR Firenze e Unicop, un dono importante.
Un dispositivo fondamentale per resistere al coronavirus, soprattutto per chi deve ancora lavorare. È arrivato a Firenze, all'aeroporto di Peretola, proveniente dalla Cina, il primo stock di mascherine acquistato nei giorni scorsi dalla Fondazione CR Firenze. Arriveranno altri due carichi nei prossimi giorni con mascherine e respiratori e kit per il contagio. Tutto questo è avvenuto grazie alla Fondazione, a un gioco di squadra sia con la COP sia con la Regione Toscana. Del carico, di circa 5 quintali, fanno parte le prime 200.000 mascherine che la Fondazione ha ordinato per donarle in parte al terzo settore. La parte restante sarà consegnata alla Regione Toscana affinché le distribuisca in base alle maggiori urgenze del territorio. Altre 120.000 mascherine, giunte a Firenze nello stesso carico, sono state invece acquistate da Unicoop Firenze per il proprio personale. Per noi queste mascherine sono importantissime, abbiamo 8.000 dipendenti che lavorano nei nostri 104 supermercati, fargli lavorare in sicurezza è la cosa più importante che c'è da fare in questo momento. Avere a disposizione queste mascherine è sicuramente un elemento di rassicurazione sia per i nostri dipendenti che per i clienti che vengono a fare la spesa. Donazione di mascherine anche da parte dell'Ordine dei Medici della provincia di Siena. 5.000 mascherine FFP2, quelle tra l'altro più difficili da reperire, sono state donate proprio in una gara di solidarietà che ha permesso che partisse così l'ordine di acquisto. In rappresentanza di tutti coloro che hanno contribuito all'acquisto, verranno consegnate ai medici ospedalieri del territorio, raccordandosi anche con l'azienda ospedaliera. E a proposito delle strutture sanitarie del Senese, all'interno dell'ospedale di Siena adesso si autoproduce il gel disinfettante. Ai tempi del coronavirus, la farmacia oncologica dell'ospedale di Siena in prima linea per preparare il gel disinfettante mani per i reparti e per tutte le aree comuni dell'ospedale. Prodotti oltre 50 kg al giorno. Già dai primi di marzo, la farmacia oncologica si è attivata per preparare, nei propri laboratori galenici, il gel tanto ricercato. Abbiamo dovuto ritirare fuori un po' la nostra arte galenica primordiale, che è quella di fare allestimenti non sterili. In particolare abbiamo messo a punto la preparazione del gel idroalcolico per la disinfezione delle mani. Questo è un gel che noi produciamo su una formula che ha messo a disposizione il Ministero, quindi una formula che ci permette di fare questo gel idroalcolico, che dà la possibilità a tutti gli utenti che afferiscono al nostro ospedale e agli operatori sanitari di potersi igienizzare le mani. Il gel è stato messo a disposizione degli operatori, dei pazienti e dei visitatori dell'ospedale per combattere la diffusione del contagio da coronavirus. Prevenzione e non solo. Con il gel disinfettante per le mani c'è anche una forte attenzione all'ambiente. L'idea è stata quella di recuperare la totalità dei contenitori che venivano prima distribuiti, poi una volta terminati venivano gettati. In questo caso tutti i contenitori vengono recuperati, noi li sanifichiamo e li rendiamo disponibili, cioè li riempiamo e li rendiamo disponibili. Consegniamo il tutto alla farmacia ospedaliera, che poi si occupa della distribuzione a vari reparti. Controlli sempre più serrati per il rispetto delle regole che sono state istituite per fronteggiare al meglio questa emergenza. Tra i casi senz'altro più clamorosi, quello di 4 giovani di età compresa tra i 16 e i 20 anni che sono stati denunciati dalla polizia, che li ha sorpresi a Firenze in via Chiusi mentre addirittura stavano festeggiando un compleanno in strada. Non festeggiano affatto invece in queste ore i benzinai, anzi hanno annunciato uno sciopero, una chiusura totale a partire dalla viabilità autostradale. Dalle prossime ore facciamo il punto con Patrizia Menghini. I benzinai aderenti a Confesercenti e Confcommercio minacciano la chiusura di tutti gli impianti in Italia, a partire da quelli sulle autostrade per poi arrivare in quelli della viabilità ordinaria. In questa situazione di emergenza nazionale, dicono, il governo ci ha dimenticati. La protesta comincerà da questo mercoledì notte. Non siamo più in condizione di assicurare né il necessario livello di sicurezza sanitaria né la sostenibilità economica del servizio. Siamo in stato di agitazione per il semplice motivo che siamo stati
completamente abbandonati dal governo sia e dalle compagnie petrolifere, non dotati di sistemi di sicurezza, mascherina, disinfettanti e via discorrendo. Noi garantiamo il servizio, il presidio sui punti vendita, nonostante le nostre vendite sono iniziate a crollare dal 20-30 all'80%, arrivato al punto di non vendere assolutamente più un litro di benzina. I gestori chiedono al governo un immediato intervento per scongiurare una serrata dalle conseguenze devastanti per il trasporto dei generi di prima necessità. Non possiamo fare altro che comunque sia far sentire al governo la nostra voce e che far sì che loro ci facciano chiudere anche a noi, perché anche noi teniamo la nostra salute. C'è un crollo della benzina, chiaramente un crollo delle vendite, perché chiaramente con tutta questa situazione, ahimè, che stiamo vivendo, è chiaro che è crollato tutto. Poi chiaramente noi siamo un po' abbandonati a noi stessi, garantiamo un servizio essenziale, perché comunque siamo un servizio essenziale, e ci sentiamo un po' abbandonati anche dallo Stato, perché noi non ci è stato riconosciuto niente. E proprio da questo mercoledì sarà attuata una nuova e ulteriore rimodulazione dei servizi di trasporto pubblico regionale. La nuova programmazione sarà pubblicata sul sito web di Trenitalia e sarà costantemente aggiornata con le eventuali modifiche. Consiglio per questo a tutti, spiega l'assessore toscano Vincenzo Ceccarelli, di verificare sempre online oppure sulle app con aggiornamenti in tempo reale gli orari dei treni prima di andare in stazione. Anche per quanto concerne il trasporto pubblico locale su gomma, i servizi di continuità territoriale per l'arcipelago toscano saranno le aziende, attraverso i loro strumenti consueti, a comunicare agli utenti la nuova programmazione. In questi momenti difficili, e però senz'altro continuano ad essere nel mirino dell'emergenza soprattutto i più deboli. Per questo a Pisa si sta facendo un ulteriore sforzo per dare sostegno ed accoglienza, in particolare ai senza tetto. Ma guarda, mi trovo benissimo, anzi, come diciamo, dentro una casa, poi esci fuori, cosa c'è fuori? Sono la malattia adesso. Una casa per chi una casa non ce l'ha. Sono 32 le persone senza fissa dimora ospitate nelle tre strutture della Società della Salute della zona pisana, al fine di consentire loro di non stare per strada, proprio nel pieno dell'emergenza coronavirus. Il centro di accoglienza Progetto Homeless di Portammare, l'ex centro di accoglienza per immigrati di via Livornese, e il centro diurno Binario Zero presso la stazione di San Rossore resteranno aperti 24 ore su 24 e garantiranno 3 pasti al giorno. Tutte le persone sono ospitate in camere da 2 o da 1 posto, questo chiaramente per poter mantenere le distanze di sicurezza. Il momento del pasto è particolare, non è come veniva fatto un tempo, ma viene fatto per piccoli gruppi, anche in questo caso per far sì che le distanze e tutte le misure di sicurezza possano essere rispettate. Vediamo in loro un'attenzione a tutte le misure di prevenzione, le persone rimangono all'interno delle strutture, insomma hanno compreso, hanno capito quali sono i rischi e quali sono anche i doveri, no? Qual è l'impegno che ciascun cittadino deve mettere per proteggere se stesso, ma per proteggere tutta la comunità. E l'hashtag della speranza in questa grande emergenza è: andrà tutto bene. Continuano ad arrivare senza sosta tantissimi lavori fatti soprattutto da bambini in Toscana al 331-4303-200. In questo caso l'opera è di Sofia, residente in provincia di Firenze, a Rufina. Continuate dunque ad inviare tanti lavori, ne mostreremo il più possibile durante i nostri spazi informativi, ma dobbiamo ricordare che anche sul fronte sportivo si fa i conti inevitabilmente con l'emergenza coronavirus. In questo caso a farne le spese con lo slittamento al 2021 sono anche i giochi olimpici, e tanti atleti toscani dovevano essere protagonisti. Hanno provato a resistere fino in fondo, ma anche i 5 cerchi hanno dovuto arrendersi alla pandemia. I giochi olimpici di Tokyo slitteranno di un anno. Ad ufficializzare la notizia è stato il CIO con un comunicato
preceduto dall'annuncio del premier giapponese Abe. I giochi sono rinviati al 2021, non oltre l'estate, per salvaguardare la salute degli atleti e di tutti i partecipanti. Manterranno il nome di Giochi Olimpici e Paralimpici Tokyo 2020. La fiamma olimpica rimarrà in Giappone. Resterà accesa la speranza della truppa toscana che aveva già staccato o stava per staccare il pass per le prossime Olimpiadi. La rassegna di Tokyo avrebbe potuto segnare il grande ritorno del campigiano Niccolò Campriani, 3 ori olimpici e 1 argento nel tiro a segno. Campriani, ufficialmente ritiratosi dall'attività agonistica per avviare quella professionale di ingegnere, non ha mai nascosto il sogno di tornare in pedana a Tokyo. In caso di qualificazione, ancora da ottenere, secondo molti, Campriani sarebbe il favorito come portabandiera della spedizione azzurra. Potrebbe ambire alla bandiera tricolore anche Aldo Montano. La partecipazione dello schermitore livornese è legata alla qualificazione della squadra maschile di sciabola. Folta la pattuglia azzurra nel nuoto, con la comeanese Rachele Bruni, fondista di punta e reduce dall'argento a Rio, e il livornese Gabriele Detti, a caccia di conferme in ambito maschile. Era pronta a fare le valigie Lara Mori, valdarnese e campionessa della ginnastica artistica. Il rinvio di 1 anno, infine, potrebbe rafforzare le ambizioni di Larissa Iapichino, che sta seguendo le orme di mamma Fiona May. Il tempo è dalla sua parte e nel 2021 potrebbe arrivare in Giappone come favorita assoluta nel salto in lungo. Adesso, come sempre, è arrivato il momento della nostra rubrica dedicata al mondo degli animali. Quest'oggi parliamo del sesto senso dei cani. Che l'olfatto dei cani sia decisamente migliore del nostro è un dato di fatto. Ma adesso è stata scoperta una nuova capacità del naso dei cani, la capacità di rilevare calore. I nasi dei cani non sono solo fino a 100 milioni di volte più sensibili dei nostri, ma possono percepire anche deboli radiazioni termiche. Lo studio ha permesso di stabilire che il naso dei cani è capace di rilevare anche il calore corporeo. Se ci fate caso, il tartufo dei cani è più morbido e freddo rispetto alla temperatura ambientale. Inoltre, è anche particolarmente ricco di terminazioni nervose. Per dimostrare questa tesi, i ricercatori hanno addestrato 3 cani da compagnia a scegliere fra un oggetto caldo a 31 gradi centigradi e uno a temperatura ambiente, posizionato a 1,5 metri di distanza. I 3 cani non potevano né vedere né fiutare le eventuali differenze fra i 2 oggetti. Dopo l'allenamento, i cani sono stati testati per vedere se riuscivano a distinguere gli oggetti in base al calore. Tutti e 3 i soggetti sono riusciti a rilevare con successo gli oggetti più caldi. L'ipotesi è che questa abilità sia stata ereditata dal loro antenato, il lupo, il quale usa questa capacità per percepire i corpi caldi durante la caccia. Il nostro spazio dedicato al mondo dei VIP e dello spettacolo, incentrato ovviamente sull'emergenza coronavirus, perché si moltiplicano gli appelli via social di artisti, cantanti e non solo. Spingi forte, salta fuori da quel buio. È tornato a cantare live il suo successo sanremese gigante Piero Pelù, ma stavolta dal salotto di casa, per sensibilizzare sulle regole da seguire. Il rocker fiorentino, frontman dei Lit FIBA, si è collegato in diretta sui social con i suoi fans per festeggiare le oltre 5 milioni di visualizzazioni del videoclip del singolo presentato all'ultima edizione del Festival di Sanremo. Voglio festeggiare i 5 millions! Wow! 5 milioni di views e oltre su YouTube per Gigante. E in proposito, c'è una strofa di Gigante che mi ricorda tanto questo, il periodo che stiamo vivendo. Cavalcare draghi e mostri, già ti penso, dacci dentro. È un mestiere che conosco, tutti i giorni stare pronti. Tu sei molto di più, quello che credi. Tu sei mio Gesù, la luce sul nulla, un piccolo Buddha.
E vediamo adesso l'effetto coronavirus anche come influenza ai mercati finanziari con l'indice FTSE MIB che quest'oggi fa registrare un netto rialzo, oltre 8 punti percentuali di incremento. A Piazza Affari il cambio 3 euro e dollaro a quota 1,07, lo spread sempre in zona 190 punti base. Ora le previsioni del tempo. Iniziamo da uno sguardo su tutta la penisola per la giornata di questo mercoledì con cielo molto nuvoloso al centro-sud, nuvolosità ancora più intensa e precipitazioni diffuse su tutte le regioni del sud, in particolare all'estremo meridione ci saranno precipitazioni anche di forte intensità. Per quanto riguarda la nostra regione, parzialmente nuvoloso con aumento della nuvolosità e possibili precipitazioni, ma soprattutto allerta con codice giallo che persiste su tutto il territorio per vento e neve. È tutto per il meteo di RTV 38 realizzato in collaborazione con Foreca. Ci fermiamo ma solo per qualche istante di pausa, restate in nostra compagnia, torniamo tra pochissimo con tutti gli aggiornamenti. Ben ritrovati dalla redazione, una notizia positiva che riguarda l'emergenza coronavirus perché si moltiplicano in Toscana le donazioni per l'acquisto di apparecchiature per reparti di terapia intensiva e anche di dispositivi di protezione individuale per i sanitari impegnati a fronteggiare l'emergenza. Tantissime le iniziative in atto, tra cui la campagna Io dono, tu doni, noi vinciamo, promossa dal comune di Scandicci che in 6 giorni ha permesso di raccogliere oltre 100.000 euro per il potenziamento dell'ospedale di Torregalli. Anche la Maison Cervino con sede a Bagno a Ripoli ha donato oltre 2.000 mascherine nel corso di queste ore. Tutte le notizie principali di questa edizione sull'emergenza coronavirus riassunte in un minuto. Risalgono i contagi in Toscana, 238 nuovi casi positivi al coronavirus e altri 21 decessi. Il picco atteso a fine settimana intorno a quota 4.000. Intanto il governatore Enrico Rossi ha lanciato in diretta Facebook un appello agli operatori sanitari. Sempre più tamponi, oltre 15.000 in totale quelli analizzati nei laboratori toscani, adesso anche in alcuni ospedali ad Arezzo sono iniziati i test in strada. 320.000 mascherine arrivato dalla Cina, il carico acquistato da Fondazione CR Firenze e Unicop, dalla regione altri 60 ventilatori per la rianimazione. La serrata dei benzinai nelle prossime ore inizia lo stop dei distributori di carburante a partire dalla viabilità autostradale. Siamo stati abbandonati, protestano. E prima dei saluti riepiloghiamo anche la serata da non perdere sulla nostra emittente. Si parte come sempre con il salotto dello sport, il calcio al tempo del coronavirus. Alle 21.30 il cinema protagonista su RTV 38, poi alle 23.40 Sostanze, la trasmissione di divulgazione scientifica con la conduzione di Fabrizio Diolaiuti. È davvero tutto, il TG 38, il telegiornale della Toscana termina qui, grazie per l'attenzione, buon proseguimento, arrivederci.